Le 10 proposte del manifesto di Confartigianato per le elezioni europee. Noi protagonisti nell'umanesimo digitale, tutto pronto a Roma per la Convention Servizi di Confartigianato. Pensioni e sostenibilità del Sistema Italia, la lezione del professor Alberto Brambilla in Confartigianato. Odontotecnici, all'Expo Dental di Rimini, un convegno su spazio professionale e dispositivi medici. Confartigianato Academy diploma 25 imprenditori. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. In vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, Confartigianato ha presentato un manifesto con 10 proposte per le micro e piccole imprese di tutta Europa. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Tra poco più di un mese i cittadini europei saranno chiamati ad eleggere i membri del Parlamento comunitario che lavorerà per i prossimi 5 anni. L'Italia voterà il 26 maggio, l'ultimo dei 4 giorni previsti dall'Europa, per i seggi. Dopo aver firmato il manifesto di SME United della sigla europea delle MPMI, Confartigianato ha declinato quelle 10 proposte alla realtà italiana. Il risultato sono delle soluzioni concrete per lanciare la micro, piccola e media impresa europea verso una nuova stagione di sviluppo economico. Come Confartigianato abbiamo ripreso quelli che erano i 10 punti che come SME United avevamo presentato circa un mese e mezzo, 2 mesi fa, e li abbiamo voluti declinare meglio su quella che è la nostra realtà, la realtà italiana. Quindi attraverso l'organizzazione di Confartigianato abbiamo voluto evidenziare quelli che secondo noi sono punti importanti che vorremmo che venissero portati avanti da chi ci rappresenterà nei prossimi 5 anni in Europa. Tra questi spiccano sicuramente una grande attenzione per il codice degli appalti, l'altro, quello che riteniamo fondamentale nel rapporto tra le PMI e le grandi imprese, quello che riguarda i termini di pagamento, e poi la grande battaglia che si vuole portare avanti legata al made in e quindi alla tracciabilità dei prodotti per poter giustificare quelli che sono prodotti italiani di alta qualità e di grande manualità. Queste sono soltanto 3 delle soluzioni individuate da Confartigianato per rilanciare occupazione e fatturato delle imprese comunitarie. A queste vanno aggiunte le riforme del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, gli investimenti su competenze e formazione professionale, il sostegno alla digitalizzazione e agli investimenti all'export, norme che puntino alla sostenibilità e all'economia circolare e infine una reale implementazione del mercato unico europeo. C'è un'ultima proposta però che Confartigianato porta avanti da anni nel confronto con l'Europa, la revisione e il rafforzamento dello Small Business Act. Sicuramente come Confartigianato, come rappresentanti delle piccole e medie imprese, il leitmotiv, il tema fondamentale che noi vogliamo ricordare a chi ci rappresenterà in Europa e chi dovrà inserirsi nel dialogo con la prossima Commissione europea è quello di finalmente mettere in pratica lo Small Business Act. Questa Commissione purtroppo in questi ultimi 5 anni l'ha dimenticato, l'ha messo da una parte. Noi riteniamo che sia fondamentale nei prossimi 5 anni ripartire da quello, quindi fare molta attenzione, basarsi anche su tutti gli strumenti che la politica europea ha a disposizione per capire quella che sarà la ricaduta sul mondo delle piccole e medie imprese, permettere queste grandi imprese, perché rappresentano il maggior numero di imprese in Europa, per poter essere quindi competitive in quelli che saranno gli investimenti sul futuro, sulla formazione, sul digitale, quindi permettere anche ai piccoli di poter fare quegli investimenti per poter essere competitivi e per poter evidenziare quelle che sono le caratteristiche fondamentali delle nostre PMI. Tutto pronto all'Auditorium Antonianum di Roma per la Convention dei Servizi Associativi di Confartigianato, la tradizionale 2 giorni di lavoro tra i dirigenti e i funzionari del sistema Confartigianato. Noi protagonisti nell'umanesimo digitale sarà un percorso tra dibattiti e confronti sull'evoluzione tecnologica, sul digitale e sulle opportunità per le piccole imprese e le organizzazioni di rappresentanza. Tanti gli interventi che si alterneranno sul palco dell'Antonianum prima dei gruppi di lavoro tematici che serviranno a disegnare la strategia di Confartigianato per l'immediato futuro. L'appuntamento è fissato dall'11 al 12 aprile con tanti protagonisti italiani del digitale. Il sistema pensionistico italiano è in buona salute, ma il futuro del Paese presenta molti rischi. L'analisi del professor Alberto Brambilla, intervenuto il 3 aprile alla Giunta Esecutiva di Confartigianato, il servizio di Lorenza Manessi. In Italia non c'è un problema di pensioni, i rischi stanno altrove.
parola di Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che il 3 aprile è intervenuto ai lavori della Giunta Esecutiva di Confartigianato. Il professor Brambilla ha tracciato un quadro ampio e approfondito del nostro sistema pensionistico e di welfare e si scopre che i conti della Previdenza italiana sono migliorati rispetto al passato. Quello che non va, secondo Brambilla, sono altri aspetti. I problemi quindi non sono di sostenibilità delle pensioni, ma sono di sostenibilità un po' del sistema paese. Noi siamo un po' il fanalino di coda per tasso di occupazione, il fanalino di coda per produttività del nostro lavoro e conseguentemente anche come crescita e sviluppo del prodotto interno lordo siamo quest'anno purtroppo all'ultimo posto, gli altri anni eravamo al penultimo posto come crescita e quindi rispetto alle aspettative sarà il 2019 un anno bellissimo e sarà un anno di grande sviluppo, eravamo partiti con un prodotto interno lordo come minimo all'1,5 ma qualcuno diceva anche il 2, probabilmente chiuderemo il 2019 con uno 0, 0,1, 0,2 e questo è un grosso problema per il paese perché avremo un po' più di debito, un po' meno di gettito fiscale e già vediamo un po' meno di occupazione. Per invertire la tendenza negativa dell'economia, secondo Brambilla, servono misure decise che accompagnino gli sforzi delle imprese e sostengano gli investimenti. Speriamo che questo governo nella sua seconda parte metta in cantiere misure che stimolino l'occupazione come la proposta della Lega del superammortamento del costo del lavoro o altre misure tipo industria 4.0 in modo tale che possano sia nell'industria sia nell'artigianato andare a spendere quattrini, incentivare quattrini, creare fenomeni anche di finanziamento extra bancario, quindi attraverso fondi specifici per migliorare questi due assetti. Se miglioriamo occupazione e produzione, beh, le cose potrebbero cominciare a migliorare e l'anno 21 potremmo avere un prodotto che cresce di più. Il 16 maggio prossimo la Fiera di Rimini ospiterà un convegno organizzato dagli odontotecnici di Confartigianato e di CNA sulla tutela dello spazio professionale e sul regolamento europeo dei dispositivi medici. L'incontro organizzato durante la 3 giorni dell'Expo Dental, la più importante fiera italiana del settore, sarà l'occasione giusta per tracciare il futuro degli imprenditori del settore. Continua con successo l'attività di Confartigianato Academy, la scuola di formazione manageriale creata dalla Confederazione con l'Università Bocconi. Il 30 marzo altri 25 imprenditori hanno ricevuto il diploma della scuola. Ce ne parla Lorenza Manessi. Continua con successo l'attività di Confartigianato Academy, i corsi di formazione manageriale promossi dalla Confederazione e organizzati da SDA Bocconi, la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi e riservati in esclusiva agli associati. Il 30 marzo, 25 imprenditori di Confartigianato hanno ricevuto il diploma al termine del corso svoltosi da settembre 2018 a marzo di quest'anno. La consegna dei riconoscimenti si è svolta a Milano presso la sede dell'Ateneo e vi hanno preso parte il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, e i professori Paolo Preti e Marina Puricelli, docenti della SDA Bocconi e rispettivamente coordinatore e docente del corso. Alle lezioni, articolate in 6 moduli da 2 giornate ciascuno, hanno partecipato imprenditori provenienti da tutta Italia, che si sono seduti sui banchi del prestigioso Ateneo Milanese per ottimizzare le competenze manageriali utili a migliorare il business aziendale e ad affrontare al meglio le sfide della globalizzazione dei mercati e della rivoluzione digitale. Il successo di Confartigianato Academy, giunta alla 4ª edizione, è testimoniato dalla partecipazione di oltre 100 imprenditori, 40 dei quali hanno frequentato anche il corso Progredito, che da questa edizione ha arricchito l'offerta formativa dell'Academy. Confartigianato Academy, ha sottolineato il presidente Merletti, fa incontrare l'eccellenza dell'associazionismo e della cultura imprenditoriale artigiana e l'eccellenza della formazione manageriale universitaria, con l'obiettivo di potenziare e dare concretezza al valore artigiano. Roma, 11 aprile. Premio Confartigianato Motori Formula E. Seconda edizione dell'evento organizzato dalla Confederazione in occasione della tappa italiana del campionato mondiale E-Prix dei bolidi a trazione elettrica.
E ora in chiusura, come sempre, vediamo che cosa hanno scoperto gli amici dell'Ufficio Studi nella nostra rubrica Il numero della settimana. 12.657 è il numero delle piccole imprese italiane che operano nel settore dell'energia. Bene, è tutto. Come sempre, l'appuntamento è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro!